Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno sollecitato le università italiane maggiormente attive nell'ambito del trasferimento tecnologico a collaborare nella definizione dei Contamination Lab, luoghi di contaminazione tra studenti di discipline diverse, finalizzati a favorire percorsi di formazione interdisciplinare degli studenti. L'Università Politecnica delle Marche ha da subito creduto nella validità di tale progetto, stanziando le risorse necessarie per la sua realizzazione. La contaminazione si realizza sia fra studenti che si trovano nei diversi momenti del loro percorso formativo, triennale, magistrale, dottorato, master e scuole di specializzazione, e sia fra studenti delle diverse aree dell'Università Politecnica delle Marche, agraria, economia, ingegneria, scienze e medicina. La contaminazione si stimola mediante la collaborazione con il mondo esterno attraverso il coinvolgimento di imprese, enti e istituzioni nazionali ed internazionali. Le attività del C-Lab prevedono percorsi di apprendimento sviluppati con modelli didattici non tradizionali. I percorsi di apprendimento, che saranno aperti e dinamici, si svilupperanno in un semestre accademico. Noi abbiamo una sfida un po' più difficile da risolvere perché abbiamo un settore produttivo, però questo è più sfidante, nel senso che poi è quella che in qualche modo storicamente raccogliamo dal professor Fouas, che ne fece in qualche modo un modello organizzativo anche per la rinascita e la crescita dell'Italia. Parlano di rinascimento, ma io, a me non piace il concetto di rinascimento, non perché non sia un amante del rinascimento, ma perché il rinascimento è troppo distante dal presente. Bisogna cercare semmai di ispirarsi, se vogliamo ispirarci alla cultura, a movimenti molto più utili a rappresentare il nostro tempo, che come tutti quanti voi sapete è l'impressionismo, e cioè in qualche modo trovare l'essenza nella rappresentazione artistica e non invece la perfezione, l'eleganza del Rinascimento che portava i primi elementi di prospettiva.